Ciao ragazzi e benvenuti all'analisi di Ambition, il terzo trailer di Final Fantasy XVI. Annunciato per ottobre ma uscito un po' a sorpresa, al di fuori di qualsiasi showcase, Ambition porta con sé conferme, smentite, un po' di stuzzicanti novità e un paio di inquietanti domande. Abbiamo anche qualche informazione dal sito ufficiale, che integrerò nell'analisi. Nei prossimi giorni sono sicuro che avremo altro materiale. Il trailer inizia con una sequenza che già mi porta ad una domanda, al momento senza risposta. La voce narrante, femminile, ci accompagna per tutto il filmato e il testo ci viene riportato come letto all'interno di un vecchio tomo, come se parte della storia appartenga a un lontano passato e qualcuno volesse raccontarcela. Immagino possa trattarsi della voce di Jill Warwick, una dei protagonisti già nel primo trailer, e la W nel simbolo presente sulla copertina del libro potrebbe esserne un piccolo indizio. Il libro si apre e abbiamo la mappa di Valistea, il mondo di gioco, sostanzialmente la stessa cartina già vista sul sito dopo il primo trailer. La voce dice che sono passati 1500 anni dalla caduta dei nostri predecessori. A schermo vediamo le rovine di un'antica civiltà che emergono parzialmente dall'acqua. Immagino che nella lore di Valistea, come in quella di molti Final Fantasy, esistano vestigi di un popolo venuto prima degli eventi del gioco. Nel media kit rilasciato dopo il secondo trailer, abbiamo visto un'immagine che mi ha fatto pensare alla possibilità di esplorare alcune di queste rovine di un mondo ormai morto. La voce continua, Valistea sta lentamente morendo, come se la sua energia venisse meno. Vediamo Clive in un luogo desertico e privo di vegetazione. Con lui viaggiano alcuni compagni, quello che sembra essere il capo ha un modo di fare sicuro e cammina con la testa ben alta, come se non fosse affaticato, a differenza di Clive che però è in armatura completa. Con loro anche un uomo con un grosso bagaglio. Voglio ancora soffermarmi un istante sul personaggio in nero, notate il suo abbigliamento leggero e le sue due spade lunghe, ci torneremo più avanti. I tre sono in mezzo a quelle che loro stessi chiamano Terre Morte, le Deadlands. Il gruppo parla della piaga, in inglese Blight, come responsabile di questa desolazione. Potrei azzardare che questo misterioso potere prosciughi la vita e la magia dalla terra, rendendola arida e invivibile. Clive sembra preoccupato mentre tocca la sabbia di questa zona. Quando la ripresa diviene più larga, vediamo che ad accompagnarli c'è anche Thorgal, il cane che abbiamo visto cucciolo nel primo trailer, e che ora è decisamente cresciuto. Inoltre da questa inquadratura notiamo che il bagaglio dell'uomo a sinistra sembra essere la stessa Jill, identico colore di capelli e stesso vestito. Dove la stanno portando? Il leader del gruppo sostiene che manca poca strada per raggiungere la meta, che a giudicare dalla sequenza di immagini è una specie di stretta torre in mezzo a questa regione. Anch'essa potrebbe essere associabile all'antica civiltà ormai scomparsa. Questo luogo è sulla mappa e si trova nel continente ad est, a sud di Valoed. Torniamo al libro e vediamo alcuni disegni miniati. Nel primo troviamo un cristallo, che qualcuno sembra stia mettendo in una piccola teca, forse un'incubatrice. La seconda immagine mostra un cristallo apparentemente più grande. La voce dice che mentre la luce lascia lo spazio all'oscurità, la fiamma della madre è solo un barlume. Immagino che per madre intenda il Mother Crystal, ovvero la risorsa di energia magica che sostiene Valistea. A dire il vero ci sono diversi cristalli nel mondo, e il trailer uno dopo l'altro ce li fa vedere. Li ho riconosciuti tutti, ma non il primo, che potrebbe essere quello di Valoed, anche se è già presente dopo, o un cristallo non visibile sulla mappa. Dopo il primo scorrono nell'ordine, il soffio del drago, su un'isola vulcanica, cristallo conteso sia dal Granducato di Rosaria che dal Regno di Ferro, la zanna del drago, una specie di massiccio montuoso splendente, sotto il controllo della Repubblica di Dalmechia, poi il dorso del drago, il cristallo madre di Valoed, che emerge letteralmente dal mare, poi la coda di drago, il colossale monolito che sorge presso la capitale del dominio cristallino, infine la testa del drago, vicino a Oriflam, la capitale dell'impero di Sanbrec. Una voce maschile prende la parola e spiega che i cristalli madre sono una benedizione per le terre di Valistea e ne forniscono l'energia. Letteralmente dice che il popolo non può viverne senza. La voce è quella del duca di Rosaria, che spiega al giovanissimo Joshua l'importanza del suo status di dominante. I cristalli esprimono il proprio potere attraverso gli araldi e Joshua è uno di loro. La sensazione è che il duca stia cercando di tranquillizzare il figlio riguardo questi poteri. Abbiamo un'altra mappa e per quanto mi sia sforzato, non ho trovato nuovi punti di riferimento rispetto alla precedente e a quella del sito. Il trailer ora passa in rassegna le varie nazioni, partendo proprio dal Granducato di Rosaria, baluardo di tradizioni. Vediamo il regnante parlare con un giovane Clive e spiegare la sua intenzione di prendere definitivamente il controllo del soffio del drago. Si passa al Sacro Impero di Sanbrec, le cui ambizioni sono divine. Qui torna il nome del trailer stesso, a dimostrare il ruolo chiave delle pretese imperiali su Valistea. Dopo una panoramica su Oriflam, sentiamo l'imperatore discutere col suo campione circa la volontà di controllare
tutto il continente ovest, che in italiano viene tradotto Ciclonia, ma che in inglese risulta The Storm. Nella sequenza si vedono anche i piedi del giovanissimo ragazzo che siede sul trono centrale della stanza, ma la nostra attenzione si deve spostare sul Dragoon, le cui informazioni dettagliate sono state pubblicate sul sito in concomitanza col trailer. Dion Le Sage è il principe di Sunbreak ed è il più temuto tra i nobili cavalieri dell'impero, è il dominant del Laecoon Bahmut e ha spesso determinato la vittoria della sua nazione sul campo di battaglia, è molto stimato dal popolo e di lui parlano i bardi nelle loro canzoni. La descrizione termina con un riferimento ad un'ombra sull'impero, le cose non vanno così bene e l'oscurità potrebbe trascinare con sé persino Bahmut, non ci è dato sapere altro. Passiamo alla Repubblica Dalmechiana, abbiamo una suggestiva vista sulla capitale e poi Ugo col suo solito sigaro. La voce femminile accomuna poeticamente i movimenti imprevedibili della sabbia del deserto con le fortunose dinamiche politico-commerciali che portano le più importanti cariche della città. Ugo è infatti uno di coloro che hanno avuto successo e una rapida crescita nella Repubblica. Le sue parole sembrano tentare di innescare una qualche rivolta verso chi comanda, in pratica giudica i saggi sovrani poco lungimiranti, a differenza di quanto farebbe egli stesso. Andiamo dal popolo delle Isole di Ferro, forgiato dalla fede e dalla paura. La cieca religiosità di questa gente vede i dominanti come abomini ed è loro tradizione utilizzarne il potere fino allo sfinimento, per poi annientarli quando non possono più essere utili. Sembrerebbe che il personaggio che parla in questa sequenza abbia appena giustiziato qualche araldo. Questa specie di santone pare essere il leader di questa nazione, ma non abbiamo altre informazioni in merito. Concludiamo con il regno di Valoed e finalmente abbiamo una risposta alla domanda. Chi era a letto con Benedicta nel secondo trailer? Io ero sicuro fosse Clive, tanti parlavano di suo padre, il Duca di Rosaria. Invece ci sbagliavamo tutti, perché si tratta di un personaggio nuovo, Barnabas Talmer, regnante di Valoed e dominante di Odino. Abbiamo qualche informazione sul sito. Arrivato nel continente di Cinerea come semplice vagabondo, la sua abilità con la spada gli ha fatto rapidamente raggiungere la gloria e il potere in questo regno. Evocando Odino ha sconfitto le tribù di uomini bestia locali, unendo tutto il continente sotto la bandiera di Valoed. Anche se ora è il leader di una grande nazione, non si risparmia mai quando è il momento di andare in battaglia, facendosi trovare sempre in prima linea negli scontri più sanguinosi. Si parla di un destriero spettrale, che nel trailer purtroppo non vediamo. Avremo però immagini abbastanza esplicative della sua lunga spada magica, la Zante Zuken. La voce parla di un regno indomito ma isolato, e sentiamo lo stesso Barnabas pensare all'avanzata della piaga, che costringe le popolazioni a stringersi sempre di più nei pressi dei cristalli madre. Finita la rassegna dei regni si passa al casus belli, la prima scintilla che ha fatto scoppiare gli eventi principali del gioco. Torniamo all'attacco di Sunbreak a quello che penso sia il castello di Rosaria. Vediamo varie tipologie di truppe schierate dall'impero, con guerrieri armati di spada o pugnali, e persino maghi. È l'anno 860, Sunbreak marcia su Rosaria e il duca viene decapitato davanti agli occhi di Joshua. La voce dice che da quel massacro nascerà una nuova ombra e il trailer indugia su un uomo incappucciato il cui volto non viene svelato. È il dominante di Ifrit. La trasformazione getta nel panico i presenti e triggera anche quella di Joshua. Qui c'è l'elemento che reputo più interessante del trailer. Viene chiarito che ogni araldo ha due fasi di trasformazione. Può divenire Aikon, accrescendosi nelle dimensioni e arrivando al massimo delle proprie capacità, ma può raggiungere anche solo uno status intermedio, che dona comunque dei poteri sovrumani, ma senza provocare, probabilmente, un eccessivo dispendio di energia. Il filmato mostrerà praticamente tutti i dominant in questa forma ibrida, durante la quale ancora il gioco riconosce il nome di battesimo dell'araldo e non quello dell'Aikon. Si parte con Joshua con delle specie di ali alle spalle, mentre manifesta il potere di Fenice. Poi abbiamo il dominante di Ramu, ebbene sì, il tizio con due spade che viaggiava con Clive all'inizio è proprio l'araldo dell'Aikon del Tuono. Il suo stadio intermedio gli permette movimenti fulminei e si vedono lampi che gli attraversano il corpo, i suoi capelli diventano bianchi, come quelli dell'anziano Ramu. Poi vediamo qualcosa di simile anche con Ugo mentre manifesta il potere di Titano. Si passa ad una scena che aspettavo da molto. Ho sempre sospettato che Jill fosse l'araldo di Shiva e oggi forse ne abbiamo la conferma. Prigioniera dei soldati del Regno di Ferro viene strattonata, in quanto dominante, quindi creatura utile ma corrotta. Ma c'è un ma. Il soldato che getta a terra Jill dice testualmente «Manifestati o la ragazza muore». A chi sta parlando? Alla persona in piedi davanti a lui, di cui si vede solo un piede? Parla direttamente a Shiva? Forse al dominante precedente? Ovvero colei che poi morendo passerà il testimone a Jill? Non c'è dato sapere. Qui la ragazza è ancora nell'età più giovane, quindi parallela a quella del Clive vestito di bianco e di Joshua bambino. Le cose possono cambiare molto negli anni a venire. Nella scena dopo vediamo il braccio del dominant di Ramu, con delle strane ferite. La localizzazione giapponese del trailer sembra rivelare che gli araldi si indeboliscono sempre di più, letteralmente pietrificandosi.
La voce parla di qualcuno che sfrutta il loro potere fino a lasciarli morire una volta esausti, e penso si riferisca al Regno di Ferro. In una breve sequenza vediamo anche un anziano a letto, forse in fin di vita, ma non riconosco chi gli è a fianco. Poi, uno dopo l'altro, vediamo il dolore provato da tutti i dominanti, immagino per vari motivi, sicuramente legati alla loro condizione. Poi, signore, abbiamo una carrellata di sequenze dei vari dominanti in forma ibrida e in forma di Aikon, spesso in combattimento tra di loro. Si parte con Benedicta, ovviamente volante, grazie alle ali verdi di Garuda. Interessante anche la statua alle sue spalle. La vediamo scontrarsi con Clive, ma ci torneremo. Poi un'esaltante sequenza con la forma intermedia di Shiva. Lasciamo ancora il beneficio del dubbio sulla sua identità, ma la forma del viso è proprio quella di Jill. La ragazza, con delle specie di ali alle spalle, lancia dei cristalli di ghiaccio contro i soldati del Regno di Ferro. L'atmosfera intorno è scura, ma non escludo che si possa trattare dell'epilogo della scena precedente. A seguire abbiamo Benedicta a scontrarsi con l'araldo di Ramo, poi Ugo in uno scontro già visto in precedenza con Clive. Durante questo duello vediamo un'abilità di Titan, che si manifesta come un pugno di energia che pare i ripetuti attacchi di Clive, che combatte coi poteri di Garuda. Abbiamo poi Benedicta che lancia una eroga al protagonista, che risponde con le capacità di Fenice. Epico il combattimento tra Clive e il gigantesco Odino, che sta spazzando l'arena con la sua spada. Il ragazzo, utilizzando le ali di Shiva, riesce a saltare in tempo per evitare il colpo. Altrettanto interessante la scena in cui un'enorme Garuda, apparentemente ferita al volto e all'ala, afferra il povero Clive riemergendo dal bordo del campo di battaglia. Ho l'impressione che le luci azzurre significhino che quella parte del corpo di Garuda si sta rigenerando. Abbiamo poi Ifrit contro Barnabas, forse in forma umana, ma non ne sono sicuro. Potrebbe essere la forma intermedia, che si manifesta con l'allungarsi della spada e l'aumentare del suo potere. A seguire Ifrit contro Titano e poi contro Fenice, in due scene che abbiamo già visto in precedenza. Poi una serie di esplosioni non ben contestualizzate. Ifrit contro Bahamut, con quello che sembra un cristallo sulla sinistra. E poi un'altra che azzarderei essere sempre legata a Bahamut, per la forma di alcune lingue di fiamme. Abbiamo una scena notturna con Jill armata di spada che sta sfidando qualcuno, con ogni probabilità lo stesso Barnabas, che a sua volta provoca il suo avversario, palesando il potere della spada. Vediamo poi grida varie tra Ugo e Clive, e a seguire i volti di tutti i dominanti per ora conosciuti, che la voce definisce Re senza corona. La resa dei conti è prossima, sentiamo, e a schermo abbiamo un quadro che rappresenta tutti gli Aikon. Ho avuto un sussulto quando nel gruppo ho notato anche Leviathan, per ora considerato il grande escluso. Forse è stato solo tenuto ancora nascosto, ma oggettivamente è presente. Infine il trailer ci lascia con un grande dubbio sull'ultimo Aikon che si vede in cima al quadro, sopra tutti gli altri. Una creatura dalle numerose ali, che ricorda Safer Sephiroth, e che sembra essere decisamente il più potente degli Aikon. Il libro si chiude, come anche questo terzo trailer. Ho cercato di cogliere ogni dettaglio, e spero di aver fatto una buona analisi. Presto avremo informazioni sempre più precise e frequenti, per cui torneremo sicuramente su questo canale a parlare di Final Fantasy XVI. Vi consiglio quindi di iscrivervi, e di condividere il contenuto con chi sapete essere interessato. Lasciatemi un like per sostenermi, e un commento per farmi sapere le vostre impressioni e teorie. A me non resta che salutarvi, e darvi appuntamento al prossimo video. A presto!